Ragazzi, prima di iniziare con il video, mi prendo questi 30 secondi con questa breve intro per dirvi che domani, giovedì 9 novembre, sarò in diretta su Instagram. Quindi, per chi non mi segue ancora su Instagram, andate immediatamente a seguirmi, trovate il link qua sotto in descrizione. Non so ancora se la live la farò di mattina o di pomeriggio, ma vi informerò per l'appunto su Instagram attraverso delle Insta Stories. Quindi niente, io vi aspetto in tantissimi, ci vediamo su Instagram con questa mega diretta dove andremo ad assemblare la nuova sedia da gaming. E quindi niente, io vi lascio il video, mi raccomando, vi aspetto in tantissimi. Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online. Come potete vedere ci troviamo all'interno del nostro ufficio della Secure Reserve. Però come potete ben vedere, a differenza dal solito, c'è qual quadra che non cosa. Del tipo che c'è un tizio che cammina sulla mia scrivania e il mio mino è completamente intersecato con la sedia. Adesso non so se esco, cosa succede, molto probabilmente. Ok, adesso si è sbuggato. Però resta pur sempre il tizio sulla scrivania, che è un tocco di classe. Comunque sia, siamo ritornati all'interno del nostro ufficio della Secure Reserve, perché oggi ragazzi, come avrete letto dal titolo, andremo a fare delle missioni della Secure Reserve. Quindi andremo a recuperare delle auto e magari delle scorte per il magazzino della Secure Reserve, perché comunque sia, è da tanto che non recuperiamo questo genere di cose e ogni tanto ci sta. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente i 100 like se volete altri video di questo tipo, dove per l'appunto andiamo a recuperare i veicoli della Secure Reserve. Inoltre mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccate l'infinito finché non diventa blu, e inoltre condividete il video come tematico con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Soprattutto iscrivetevi al canale, perché in questo periodo ho notato che molta gente che guarda i miei video non è iscritta al canale. Quindi ragazzi, se mi volete fare un favore, anzi un grandissimo favore, iscrivetevi al canale, e se vi iscrivete siete dei grandi. Comunque sia, bando alle ciance e ciance alle bande, io direi di iniziare immediatamente a recuperare qualche veicolo, perché già abbiamo perso troppo tempo. Dunque, allora, eccoci qua. Vediamo un po', e iniziamo da esportazioni veicoli. Vediamo un po' cosa possiamo recuperare. Rintraccio veicolo. Speriamo in un veicolo di fascia alta, regà. Coquette Classic media, va bene. Sarebbe stato di gradimento un veicolo di fascia alta, però va bene uguale. Ok, allora, qui hanno l'elicottero loro, però io ho la vigilante e vado con la vigilante, anche se devo raggiungere la pista d'atterraggio di Sandy Shores. Quindi converrebbe andare con l'elicottero, e difatti andremo con l'elicottero. Ok, almeno siamo tutti sull'elicottero e raggiungiamo la pista di Sandy Shores in modo veloce. Io sinceramente credo di aver capito già di che missione si tratta. Praticamente adesso c'è tipo una sorta di gara e io devo rubare la macchina mentre gareggia, semplicemente. Comunque sì, io mi lancio con il paracadute, così riesco ad atterrare magari un pochettino prima, non lo so. Eh sì, comunque sì, è proprio la missione che intendevo io. Qual è la nostra coquette? Oh no no no, è passata la nostra coquette. Il mio mino si deve togliere il paracadute, mannaggia lui, oh. Prendiamo questa macchina qui e andiamo a fermare assolutissimamente la macchina che ci serve a noi. Eccola qua, dovrebbe essere questa gialla in teoria, se non sbaglio. No, non è questa gialla, è quella verde allora. Ah, l'hanno presa, va bene. Ok, mi fa guidare, va benissimo. Quando mi fanno guidare è sempre un piacere. Allora, qui mi dice di fare tutta la strada, ma io taglio per di qui, così almeno mi evito di fare tutto il giro della pista, ovviamente sperando di non fare danni. Comunque qui a Los Santos piove, non c'è il diluvio universale, però piove, quindi l'auto ha meno aderenza e tutti sti discorsi qui. Comunque sia, io sono sempre del parere che GTA lo fa apposta, cioè nel senso, vai a recuperare i veicoli apposta, fa la pioggia per un millesimo di secondo per farti bagnare l'asfalto. E comunque sia, noto con piacere che sono arrivato a 7170 dollari di danno. Ma come? E aumenta ancora di più. Cioè, se io colpisco qui proprio lievemente, leggermente, un milione di dollari di danno, va bene. Però se danneggi una macchina fino a farla diventare una scatoletta e poi la porti allo Santos Custom, le riparazioni non costano più di 500 dollari. Io sta cosa la devo ancora capire. Comunque sì, abbiamo consegnato la coquette con 7000 dollari di danno e va bene. Adesso richiediamo veramente la nostra Batmobile e andiamo immediatamente presso il nostro ufficio, che è vicino, e vediamo un po' il da farsi.
Ok, vediamo un po'. Allora, cosa abbiamo da recuperare allora per i veicoli speciali? Credo, ok, 10 secondi, in realtà potremmo aspettare, ma no. Recuperiamo un carico speciale e poi andiamo a recuperare un altro veicolo. Tra l'altro sto magazzino non ce l'ho vuotissimo e neanche pieno, c'ho solamente 3 casse, quindi capirai. Perfetto, andiamo a recuperare i beni contraffatti per 18.000 dollari, 3 casse. Il vero problema è che con sto magazzino non si guadagna più di tanto, perché alla fine devi pagare per recuperare le casse. Oddio, il guadagno lo fai, non è che non lo fai, però è pur sempre meglio lavorare con il bunker o con l'esportazione dei veicoli. Quando siamo entrati c'era il temporale, adesso c'è una bella giornata, bella luminosa, che per i video quando c'è sta luminosità qui c'è veramente un qualcosa di spettacolare. Ho investito uno, ma va bene. Allora vediamo un po', recupera la merce, perfetto. Devo fare un chilometro e mi sono schiantato perché devo attivare il razzo io in curva, no? Poi tra l'altro sta macchina è devastante, però dettagli, cioè fa volare via tutto. Ok, vediamo un po' dove cavolo. Vabbè, ma è un blitz questo, cioè non è un blitz, è una... ecco appunto quello che intendevo. Era un'imboscata dell'FBI, perfetto. Allora uccidiamo un po' di gente lì, va benissimo. Vabbè, uccidiamo qua, perfetto, bellissimo. Oh, sto andando a fuoco, che è? Oh, calmini un po'. Guarda lì quanta gente è arrivata in meno di... 1000 secondi. Che poi 1000 secondi sono tanti, però va bene. No, mi si è rotta qui la roba. Mi è esplosa la vigilante, raga. Posso prendere l'auto dell'FBI? Mamma mia, posso metterla nel garage st'auto? Boh, non lo so, io ci provo. Che poi quest'auto qui mi ricorda il taxi di GTA 4. Comunque, chiamiamo l'assicurazione e vediamo di recuperare la nostra vigilante, che qualcuno ha fatto saltare in aria. E st'auto slitta. Perché slitta però? Mi manca una ruota. Posso chiamare Lester, che la situazione è ingestibile, porca vacca. Ah no, ok, hanno consegnato, perfetto. Valore carico speciale 81.000 dollari, alla grande. Quindi, raga, andiamo al nostro ufficio e andiamo a recuperare l'ultimo veicolo per oggi. E ho investito un po' di gente, spero che la polizia non mi ricerchi. Vediamo un po'. Vabbè, questo veicolo non può essere lasciato nel garage, va bene. Ok, risediamoci nuovamente al nostro PC e vediamo. Anzi, più che vediamo, speriamo che ci esca un'auto di fascia alta, perché quelle di fascia alta sono quelle che rendono di più. E dai, Z-Type, fascia alta, bella lì. Ok, a questo giro ho preso l'oppressor. Vediamo un attimo dove cavolo si trova l'auto, che è a 8 km. Ma allora a sto punto io frego tutti, raga, frego tutti e mi prendo qui che c'è l'elicottero. Dov'è l'elicottero? Ma siete scemi? L'elicottero si trova sotto? Ma secondo quale logica GTA ha fatto spawnare questo buzzard qui? Non ne ho la minima idea, ma usciremo senza troppi problemi. Ok, difatti, che vi avevo detto? Che poi tra l'altro non me ne ero reso conto, perché io davanti c'ho il microfono ed è raggiungi Lago Zancudo. E che missione c'è lì al Lago Zancudo? Io non lo so, comunque sia qui c'è uno. Lo faccio salire qui sull'elicottero, vediamo. Frena, frena, ho detto. Mannaggia a me, oh. Vabbè, sì, ma scivola anche lui. Vabbè, vado verso l'auto, tanto l'oppressor lui, no? D'altronde lì non posso atterrare, rischio solamente di esplodere pure io. E poi siamo in due a restare fermi lì. Ok, sono arrivato, vedo già il punto di partenza della missione, ecco. Ora atterriamo, mi dai il puntino? Vedi che sono arrivato, Niente, ci devo andare proprio sopra. Ok, allora c'è della gente da uccidere. Dice di ucciderla in furtiva, però su GTA siccome è quasi impossibile fare le cose furtivamente, quindi uccidiamoli così normalmente. Allora vieni qua, bello. Cerchiamo semplicemente di non morire, magari. Pure tu vieni. Ok, sono finiti. Prendiamo la nostra Z-Type, che è veramente un qualcosa di incredibile. 3, 2, 1. Si vola con il turbo. No, ci stanno i nemici. L'acqua. Sì, vabbè, pure l'elicottero. No, 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 non va bene. Allora, polizia, nemici, elicottero, quante cose. Allora, rimuoviamo il livello di sospetto, così almeno già è una cosa in meno. E comunque sia, l'elicottero, se vado veloce, non riesce a starmi dietro. Quindi va bene così. Se vado a sta velocità, magari riesco ad arrivare al magazzino con 1000 dollari di danno e va più che bene. Va benissimo così, siamo tranquillissimi. Guardate qui che bello spiano che c'è, io sto andando tranquillamente, nessuno mi dà la caccia. No, mi hanno spawnato di nuovo qua davanti, maledetti. Guarda, 2000 dollari di danno. Ma che cavolo di proiettili hanno? Un proiettile ti fa tipo 1000 dollari di danno. Oh, va bene.
Pure le auto si mettono in mezzo, no? Va bene, addio, $1000 di danno. Qui siamo a 4000 dollari, 5000 dollari. Dai, sghere, dai, forza. Se voi arriviamo direttamente a 100.000 dollari, così magari non ci guadagno niente di sta auto. Che dici, GTA? Mi sembra buona come idea, facciamolo. Ecco qua, vai, pure io collaboro però, eh. E basta con sto elicottero, mamma mia, 8000. Arriveremo sicuramente a 10.000 dollari di danno, ne sono più che certo. E invece no, 8.844 dollari di danno. Va bene, non mi lamento, poteva andare sicuramente peggio. Quindi ragazzi, che dirvi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo fatto un po' di missioni per quanto riguarda la Securo Serve. Quindi mi raccomando, supereremo assolutamente i 100 like se volete altri video di questo tipo dove andiamo a recuperare dei veicoli per la Securo Serve. Inoltre mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccate all'infinito finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come tematico con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook e per Instagram come sua sezione, iscrivetevi al canale per nuovi video. Questo è tutto, bella raga.